Nel suo intervento ha detto che con il conflitto in Ucraina è caduto l'ottimismo circa la capacità o la tendenza degli Stati alla cooperazione nelle loro relazioni. In questo contesto come, eh, quali spazi di opportunità ci sono per internazionalizzare? Beh, ovviamente eh, il tema dell'internazionalizzazione rappresenta comunque un valore aggiunto innanzitutto per le per l'economia italiana e quindi per le aziende italiane e d'altro canto serve comunque a veicolare la cultura e la scienza che rappresenta un progresso complessivo dell'umanità. È chiaro che in questo momento abbiamo dei parametri di sicurezza che non ci consente più eh, di avere un'apertura globale. Eh, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha dimostrato che ormai le dittature eh, hanno fatto un salto di qualità negativo, pensano di poter risolvere i loro conflitti. O i loro problemi, a volte anche interni, con guerre ai paesi vicini. Ed è chiaro che eh, l'esportazione di tecnologie sensibili da una, da una parte, la difesa del cyberspazio, quindi sia a fini di tutela economica ma di sicurezza globale dello Stato, ci obbliga eh, non soltanto a una cautela generalizzata, ma a direzionare la cooperazione internazionale essenzialmente nel campo occidentale, quindi verso la NATO, l'Unione Europea e i paesi paesi alleati della NATO dell'Unione europea. Un suo giudizio su Cybersec 2023? Beh, mi sembra un'ottima un iniziativa questa di eh, Cyber Security d'Italia, che serve a creare quel contesto culturale di diffusione e di rete nel sistema delle aziende e del, e del mondo della ricerca per dare una consapevolezza a un nuovo mondo economico, culturale del, del cyber, eh, che certamente aiuta alla crescita del sistema nazione.